che è arrivato lo cantastorie della baronessa di Carine, Ciance Palermo, Ciance Sarausa. A Carine c'è lo lutto in ogni casa. Non ci fai vedere come rimorchi una ragazza? Oh, vediamo come rimorchi questa ragazza. Un uomo mediamente colto conosce circa il 14% dei vocaboli italiani e del loro significato. Io, a 12 anni, ero già arrivato al 72%. Qualcuno mi definisce autistico. Io mi definirei controllato da me stesso. Quante parole ci sono in un vocabolario? 98.507. Hai visto, Tone? Tuo fratello si sente più intelligente di noi. L'uvernagallo di sangue gentile. L'hai visto mai un paio di mutande? Secondo me non l'hai visto mai un paio di mutande. Penso solo alle carte. Amone, che le donne stanno a rubare. Unne mi porti, amore, unne. Ma è possibile che non puoi non farti prendere in giro? La facevamo sempre dannare quella donna. Di sicuro era la femmina più tenace e forte di tutta Scicli. Con un marito spiantato, una figlia malata, due bestie come noi e quei pochi piccioli che c'erano, non ci ha fatto mai mancare niente. Buongiorno, signora Candisi. È un po' che non ci viene a trovare, eh? Buongiorno. Ci sono le triglie, no? Belle fresche stamattina, a 6.000 lire al chilo. Si sente dall'odore. Meglio le alici, no? Quanto gliene faccio? Facciamo un chilo. Bene. Va bene così, va bene. Bene. E quale? 4.000 lire. Sono 2.000 lire. Andrei... le prenda signora, che sono freschissime. Buona giornata. Buona giornata anche a lei. Finito il lavoro, amavo prendere la strada del mare per vedere sorgere il sole. E invece, mio fratello, come ogni mattina. Il suo romanzo più noto è l'Ulisse. Una vera e propria rivoluzione rispetto alla letteratura dell'Ottocento.